Siamo con Piero Boitani, ospite della quarta edizione di Poietica. Boitani è scrittore e critico letterario italiano. È professore di letteratura inglese all'Università No, letteratura comparata. Comparata, all'Università La Sapienza di Roma, chiedo scusa. Ha pubblicato numerose opere su autori americani e sulla narrativa e la letteratura inglese medievale. Tra i tanti riconoscimenti, il premio Antonio Feltrinelli, conferitogli dall'Accademia dei Lincei nel 2002, e il premio Balzan per la letteratura comparata. Esatto. Tra i temi approfonditi c'è spesso Ulisse. È un modello per la cultura occidentale? Eh sì, non c'è dubbio. È il primo uomo vero della cultura occidentale, della letteratura occidentale, il primo, come dico io spesso, il primo Homo sapiens sapiens, cioè quelli che siamo noi, diciamo, nella cultura nostra. E per questo dura così a lungo, perché ormai sono 3.000 anni, non è poco, insomma, Certo. sono quasi 3.000 anni. Ha tutte le caratteristiche, ha l'astuzia, la sapienza, la pazienza, poi man mano l'esplorazione, c'è cioè già nell'Odissea, ma poi viene sviluppata in maniera fortissima da Dante, quindi insomma è una figura che dura, se uno pensa, non so, 2001 Odissea nello spazio. E Sempre lui quello è, è lui. insomma, quindi Sì. non è ancora finito. Quel film credo che sia del 68 o 67, insomma, Sì. quando io ero ragazzo, perciò insomma, è ancora con noi. Ha definito la letteratura qualcosa che ci consente di pensare eticamente e eticamente dovuto e quindi farci capire la bellezza. Poietica quest'anno è dedicato alla parola e la Sì. bellezza. Sì, beh, la bellezza credo che sia un valore supremo. Spesso oggi non ci si pensa, perché siamo circondati da un'infinità di cose brutte, kitsch, poi abbiamo troppa fretta. Per godere la bellezza ci vuole anche calma, tranquillità, occhi adatti e via di Bisogna seguito. essere predisposti. Bisogna in parte predisposti, in parte è naturalmente quello che respiriamo o mangiamo, beviamo fin da quando siamo bambini, ma è un valore supremo, non materiale perché non è utile, cioè Non ci fa profitto, non ci non si, crea no, non, profitto. in genere no. Poi se uno guarda, non so, un quadro di Van Gogh che viene venduto per qualche miliardo di dollari, allora forse È diverso. però fa profitto per altre ragioni, non Certo. per la sua bellezza originaria. Però è un valore invece fondamentale. Sì. Direi, e lo era per i greci. Ai ragazzi di oggi che utilizzano i social network, consiglia di studiare i classici? Sì, i classici possono, diciamo, il canone può cambiare leggermente, eccetera, però altrimenti non tramontano mai, perché dicono cose, come diceva Calvino, no? Leggendo i classici scopriamo delle cose che forse sapevamo, ma non avevamo mai detto articolatamente in quella maniera, no? E non per niente sono classici, cioè non, sono libri che durano, e durano da 3.000 o 2.000, insomma. La parola classico è interessante perché vuol dire uno scrittore di classe, cioè di classe, Elevata. sì, non un proletario, diceva Aulo Gellio che ha inventato il termine, diceva ci sono gli scrittori proletari che sono quelli che non valgono nulla, insomma, e poi ci sono gli scrittori classici, cioè di classe. E scrittore di classe si riconosce, non è che. Sì. Grazie a Piero Boitani Prego. e grazie a Poietica. Grazie. Bene.